Ci sono cose che ci lasciano un segno evidente, persone che incontri per caso e poi restano per sempre. È stato veramente scioccante per me rivedere adesso Lina che allo stop veniva incontro. Sparamma che non stava nell'aria. Sparamma che non stava. Quando lei veniva, poi girava e diceva mamma mia. Ci facevamo sentire proprio importanti. Eravamo importanti per me. Cazzo del film, wow, ma come fai che ci perso 90 kg? Ero quella che sono adesso. I bambini sono favolosi, sono degli dèi i bambini. Sono fortissimi e fragilissimi, furbi e ingenui. Io mi sono emozionato, vi dico la verità, perché noi alla fine siamo stati dei fratelli. Chi se lo scorda più quel film? Prima del film non sapevo nemmeno la parolaccia. Non sapevo forse nemmeno parlare in dialetto. A voi che cosa interesserebbe sapere? Come me la sono cavata io in questa vicenda? Marisa è tua la villana. Oh, come umano, dai! Che vergogna, è mai possibile? Io forse il più piccolo, avevo 5 anni e mezzo, se un po' la piazza è stata ricostruita. Una botta pazzesca. Bam! C'è la storia, è accettare di fare quella cosa. Io speriamo che è bella causa, stavo per non farlo. Riccardo De Luca fu bravissimo a preparare. Ma tu, te la sei cavata?